Queste forme, che cosa significano? Prendi il tuo arco. Arco? Basta parlare con quel giocattolo. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. La natura può essere pericolosa, Loi. Devi starmi vicina e fare come ti dico io. Lo so. Loi, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri. Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica, ti mostrerò come riempirla. La vedi, questa pianta? È la salvirama. Raccogli le bacche e mettile nella sacca. Bene, ora mangiale. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni la tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali. Dove siamo? Questa valle è solo una parte dell'abbraccio della madre. Ah, abbraccio? La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose. Di solito. Lungo il fiume troveremo una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Sono pericolose. Tutte le macchine sono pericolose, Loi. Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Loi, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Guarda, ora sta giù. Sono piccole. No, Loi. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo se vorrai sopravvivere nella natura. Te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. Aspetta che passi. Ora resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Oh, un'altra. Lasciamola passare. Vieni, da questa parte. Muoviti lentamente e sarai silenziosa. E camminare abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Aspetta. Quella era l'ultima. Proseguiamo. Sei stata brava. Non ti hanno visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Chi è? Ignoralo. Perché è lassù? Ci sta sorridendo. Teb! Forza, torna indietro! Teb! Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo.
Andiamo ora, troviamo la mandria. Seguimi. Ecco, li vedi? Si chiamano corsieri. Ha! Via! Perché li hai fatti scappare? Per mostrarti che alcune macchine si spaventano facilmente se ti vedono e scappano. Dovrei avvicinarti furtivamente. Tranquilla, li ritroveremo più avanti, nella valle. Vedrai. Ora voglio che trovi dei sassi che ti stiano nel palmo della mano. Perché? Fai come ti dico e raccogli i sassi, Aloy. Ti farò vedere come usarli. Bene, così. Vanno bene, seguimi. Vieni qui. Aloy, vieni ora. Ecco la mandria. Bene, ora lanciamo qualche sasso. Ma i sassi non fanno nulla alle macchine, no? No, ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano, Aloy, a meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e tira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale. Aloy, lancia un sasso verso di me. Aloy, lancia un sasso verso di me. Fatto. Vieni, ora è sicuro. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Ispeziona la preda, Aloy. Fai attenzione. Bene. Ora recupera i rametti di legno crinale dalle piante laggiù.
Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo come punta. Bene, non resterai mai a corto di frecce se sarai in grado di fabbricarle. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. Qui, resta bassa nell'erba e fai silenzio. Di fare la tua prima uccisione, Aloy. Un corsiere, una delle macchine più deboli, ma anche una macchina debole uccide un cacciatore. Se non fa attenzione, devi studiare la preda. Ha la corazza spessa, ma ci sono anche dei punti deboli, come il suo occhio. Ne vedi altri? Sulla groppa. È un punto debole. Colpiscilo ancora! Sei stata brava oggi, ma hai molto da imparare. Domani continueremo. Cos'è stato? Il ragazzo! Quello sul sentiero degli audaci! Vieni, Aloy, presto! Non c'è niente da fare. È solo questione di tempo prima che le macchine trovino il ragazzo e lo uccidano. Ma se colpissi, spaventerei la mandria e finirebbe travolto. Ma io vedo quali strade prendono. Basta con queste storie. Ascolta, posso intrufolarmi. Non lo farai. Aloy!
Devo muovermi piano e in silenzio, così potrò superarli. Silenzio. Quindi non è un giocattolo.
Aspetta, che la madre vi benedica. Vi benedica entrambi. Lei tu! Mi ha salvato. Io volevo... No! Serra le labbra. Sono entrambi emarginati e lei è una senza madre. Vieni ora, a cuore della madre. E tu? Quel ragazzo non doveva parlarci. È contro la legge tribale. Ora andiamo a casa. Vieni. Conosco la strada. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Sta lontana, senza madre! Stai sanguinando. Fammi dare un'occhiata. Forza, sta ferma. Ci penso perché? Io. Perché? Perché sono stata emarginata? Aloy, non è il momento. Chi era mia madre? Aloy, ne abbiamo parlato. Non ci è dato sapere. Eri una neonata quando le matriarche ti hanno data a me. Quindi le matriarche lo sanno? Non è così semplice. Ma lo sanno? Aloy, siamo emarginati. E come faccio a farmelo dire? Dalle matriarche? C'è un modo, forse. Allora dimmelo! Sarà pericoloso. Come? Ci vorranno anni di addestramento. Non mi importa! Come posso fare? Dimmelo! La prova. Il rito di passaggio della tribù. E ogni anno chi la supera diventa un audace. Ma a chi la vince, le matriarche danno un premio. Premio? Sì, qualunque cosa desideri. Allora lo farò. A tutti i costi. Vincerò la prova. Bene. Allora dovremo prepararci. L'addestramento sarà duro. Ci vorranno anni. Addestramento? Sì, seguimi.